In questa puntata abbiamo provato la SUV di Tesla e ne siamo rimasti folgorati. Una vettura talmente emozionante da farci dimenticare i suoi aspetti ecologici. Va come un missile ed è semplicissima da utilizzare grazie alle sue tecnologie Easy. E se ve lo diciamo noi, eterni innamorati della cara vecchia benzina. Subaru Impreza, tutta nuova ma sembra di averla guidata da sempre. 100% DNA Subaru, tanta qualità, comfort e tecnologia, con un prezzo che non le rende giustizia, tanto è conveniente. Nel nostro racconto partiamo dai contenuti e lasciamo la sorpresa per il finale. Mercedes ML compie 20 anni. Dopo due decadi di successi, la gamma SUV della Stella cresce oggi fino a coprire ogni segmento, dalla compatta GLA alla lussuosa GLS, passando per l'inossidabile classe G e il nuovissimo pick-up classe X. Un'offensiva di prodotto mai vista prima. Auto anche molto differenti tra loro, ma accomunate da un DNA davvero off-road di lusso. Formula 1, il pazzesco test drive Renault che ha fatto provare una monoposto da 800 cavalli a dei normalissimi fan della casa francese. Bosch, tecnologie per la vita. Questa settimana vi parliamo di quello che per la maggior parte di noi e per la maggior parte delle case automobilistiche rappresenta il futuro dell'automobile. Per un marchio particolare questo futuro è già presente, quindi diamo il benvenuto alla vettura di questa settimana. Presentiamo Tesla Model X, che non è altro che la versione SUV della Model S, con la quale condivide tutta la tecnologia. E la piccola magia che avete visto all'inizio è possibile grazie a un'app dedicata che anche noi, che non siamo particolarmente affini con queste tecnologie, a noi piace ancora guidare in modo analogico, dobbiamo dire che quando ci hanno consegnato la vettura e ci hanno spiegato tutte le funzionalità, ci hanno conquistato. Basta scaricare un'app Tesla, inserire una password e tutte le funzioni della vettura possono essere governate in modo semplice e intuitivo attraverso lo smartphone. Ma Tesla Model X è molto molto di più. Accomodiamoci dunque a bordo di questa Tesla Model X che al solo avvicinarsi ci accoglie aprendo la portiera. Una volta preso il posto di comando della nostra Tesla Model X, non cercate mille pulsantini perché non ce ne sono. Tutto è comandato da questo enorme schermo che chiamarlo tablet è riduttivo, è da ben 17 pollici e da qua è possibile controllare tutte le innumerevoli funzioni della vettura, navigare su internet, poter scaricare la musica preferita da Spotify piuttosto che dalla radio digitale, tutte queste funzioni che sono consentite grazie a una schedina 4G che è inclusa nella vettura sono usufruibili senza pagare alcun abbonamento. Su Tesla Model X è tutto compreso nel prezzo.
Originalissima anche dal punto di vista della configurazione degli spazi interni questa Tesla Model X. Guardate qua, dite quindi addio alle contorsioni che servono quasi sempre per accedere alla terza fila di questa tipologia di veicoli. Qua io sono in piedi, sono comodissimo e posso accomodarmi tranquillamente nella poltroncina. Non cercate un tasto d'avviamento perché non c'è. Una volta in movimento vogliamo raccontarvi questa Tesla Model X alla nostra maniera, come siamo abituati noi, parlando di emozioni, di prestazioni. Beh, questa macchina qua si colloca veramente al top per prestazioni. Ricordiamo che è una SUV dal peso intorno alle 2400 kg, quindi una mole importante, oltre 5 metri di lunghezza, ma la macchina si muove con una grandissima agilità. Il segreto è nella sua struttura con cui è stata costruita. Ricordiamo che, come vi dicevamo, la condivide con la versione berlina, la Model S, ed è fatta da un pianale, una struttura completamente in alluminio, quindi grande rigidità torsionale, un pacchetto batterie collocate in basso al centro della vettura, questo contribuisce ad abbassare il baricentro, e trazione integrale che funziona grazie a due motori elettrici, uno collocato sull'asse anteriore e uno dietro, quindi minimi ingombri, e assicura prestazioni veramente al cardiopalma. Pensate che raggiunge una velocità massima di 250 km/h, autolimitata come tante vetture di questa categoria, ha uno scatto da 0 a 100 che viene bruciato in poco più di 3 secondi, veramente numeri da supercar. Il tutto avviene nel più totale silenzio della motorizzazione elettrica. Questo dobbiamo dire che fa ancora più impressione guidandola. È talmente divertente, emozionante, per certi versi persino impressionante guidare questa vettura con le sue prestazioni, che rischiamo di dimenticarci di parlarvi poi del nocciolo della questione, che passa quasi in secondo piano. È una vettura elettrica, ma è una vettura elettrica che assicura un'autonomia superiore ai 500 km, quindi vettura elettrica per un utilizzo veramente da vettura tradizionale. Se non vi bastassero gli oltre 500 km, bene, Tesla ha anche una rete di colonnine di ricarica dedicata e realizzata da Tesla stessa, che ormai ha una diffusione capillare. È possibile oggi partire con una Tesla dalla Norvegia e arrivare fino in Sicilia senza alcun problema. Pensate che sia complicato organizzare un viaggio di questo tipo? Assolutamente, ci pensa la vettura, basterà inserire la destinazione scelta e sarà la vettura ad indicarvi, in base a vari parametri, la tipologia del percorso, lo stile di guida, a indicarvi dove vi dovete fermare per rifornirvi, quanto tempo perderete. Pensate che siamo quasi non a livello di un rifornimento a una pompa di carburante, però nei centri di ricarica rapida è possibile in 20 minuti ricaricare 250 km di autonomia. Questa Model X è una SUV e quindi, oltre alla trazione integrale, che come abbiamo detto funziona in modo impeccabile, è possibile anche variare l'altezza della vettura da terra su diverse posizioni tramite l'enorme touchscreen e pannello di controllo centrale. E mentre rabbocchiamo di energia la nostra Tesla Model X a uno dei tanti Tesla Supercharger che sono disseminati sul territorio nazionale, dove è possibile ricaricare 250 km d'autonomia in soli 20 minuti, proviamo a fare due conti di questa vettura eccezionale. Una vettura certo per pochi, ma se si va a vedere il costo reale di utilizzo della vettura, alla fine riserva qualche sorpresa. Noi ci siamo fatti fare un esempio su un leasing di 5 anni con un anticipo di 10.000 euro e un canone mensile da 800 euro al mese.
Può sembrare molto, ma in realtà, se si va a vedere tutto il risparmio che una vettura di queste prestazioni consente in termini di carburante, in termini di esenzione dal bollo, che su una macchina dotata appunto di queste performance sarebbe un super bollo da migliaia di euro, assicurazione ridotta, manutenzione ridotta, gli 800 euro al mese di canone, è facile ridurli fino a 400 euro, quindi mettendo questa vettura in competizione con vetture di segmenti e di prestazioni decisamente inferiori. Insomma, anche per noi è stata una scoperta, è un mondo che forse sta per cambiare, forse non ancora, però vale la pena sicuramente ragionarci sopra ed avvicinarcisi con la giusta apertura mentale per valutare tutti i pro, che sono moltissimi, e i contro, che possono essere soggettivi. Questa settimana vi parliamo della nuova Subaru Impreza, una macchina sorprendente, e vi confessiamo che non eravamo decisi se partire dal prezzo, che rappresenta una notizia di per sé, o partire dai contenuti. Alla fine abbiamo deciso di raccontarvi la macchina invece dai contenuti, perché non è una vettura che si compra per il prezzo. Del resto è come se andassi in un ristorante solo perché costa meno. Solitamente non succede così. Si va in un ristorante perché si mangia molto bene e poi il prezzo rimane una sorpresa finale. Quindi partiremo a raccontarvi questa vettura, una vettura che ha veramente molto da offrire. Ma partiamo e ve la racconteremo strada facendo. Se all'esterno questa nuova Subaru Impreza presenta linee sportive molto affilate in linea con gli stilemi delle ultime Subaru, all'interno colpisce per un notevole salto in avanti dal punto di vista della qualità. L'avevamo già apprezzato sull'Evorg e si conferma anche su questa vettura. Gli interni sono molto ben fatti, materiali morbidi per la plancia, insomma si ha davvero la sensazione di una macchina realizzata con molta cura. Non appena ci si mette in movimento si ha il piacevole feeling di guida che si ha da sempre al volante di una Subaru. Tutte le volte che ci è capitato di guidare una vettura della casa delle Pleiadi abbiamo sempre avuto la sensazione di averla guidata da sempre. La vettura sembra veramente cucita intorno al guidatore e si ha la sensazione di avere sempre in mano la situazione. Questo è merito di alcuni plus caratteristici del marchio giapponese, come il motore boxer, che in questo caso è un 1.6 benzina, quindi una ripartizione dei pesi perfetta, un baricentro basso, la trazione integrale AVD tipica di Subaru, simmetrica, quindi grande motricità su strada. E in termini di qualità di guida questa vettura si fa apprezzare soprattutto per la sua rigidità della struttura. Pensate che rispetto al modello che sostituisce la rigidità arriva ad essere incrementata tra il 70 e il 100%, e questo si sente nella guida. La vettura non è certo una vettura sportiva, per chi ama prestazioni elevate esiste la VRX, esiste la Levorg che ha un motore turbo compresso da 170 cavalli, quindi in questo senso offre qualcosa di più, ma è comunque piacevolissima da guidare perché è ben piantata per terra, ha sospensioni che copiano bene le asperità, garantiscono un buon comfort, perché appunto grazie alla rigidità della struttura non è stato necessario irrigidirle per assicurare un'ottima tenuta di strada e un buon comportamento anche nei percorsi guidati. Tutte le Subaru Impreza, fin dal modello entry level, diciamo, sono dotate di tutto quello che serve. Tutte hanno il cambio linear tronic a 7 rapporti, tutte hanno una grande quantità di tecnologia al servizio della guida, si basano tutte sul sistema EyeSight che abbiamo già visto sulle Subaru più grandi, con le telecamere anteriori che
replicano la funzione dell'occhio umano e consentono veramente di dare un'assistenza in tutte le situazioni. Abbiamo cruise control adattivo, il mantenimento della carreggiata, frenata automatica d'emergenza, insomma c'è veramente tutto quello che si trova sulle auto di alta gamma. Parlando di tecnologia, non manca nulla nemmeno dal punto di vista della connettività. Subaru ha un touchscreen centrale che riesce a dialogare con smartphone con sistema Android o Apple CarPlay, e c'è poi un secondo schermo posizionato al centro sopra alla plancia che mette in mostra tutte le funzioni della vettura e si può configurare a piacere. Tornando al cambio Linear-Tronic, che è uno dei plus di questa vettura, ricordiamo che è presente anche la modalità che permette di avere rapporti più corti, e questo la rende estremamente brillante soprattutto nei percorsi di montagna per uscire velocemente dai tornantini. A tutto questo aggiungete che la vettura offre anche un'ottima abitabilità, quindi è perfetta anche per la famiglia, è comodissima sia nei posti anteriori che sul divano posteriore. Il vano bagagli ha forma regolare ed è sfruttabilissimo e di ampie dimensioni. Insomma, risulta una vettura veramente intelligente, se ci consentite il termine. A noi questa Subaru Impreza è veramente piaciuta, quindi avete capito perché non abbiamo scelto di non partire dal prezzo, perché sarebbe stato quasi uno sminuire le caratteristiche di questa vettura. Questa è una vettura che offre tantissimo, di elevatissima qualità, e sicuramente il prezzo è un fattore determinante perché è estremamente competitivo, però non è sicuramente una vettura che si compra per il prezzo, ma si compra perché è una Subaru al 100%. Ritorniamo quindi da dove eravamo partiti. Subaru Impreza, abbiamo visto che è una Subaru al 100%, non ha nulla di meno rispetto agli standard elevatissimi di qualità, di caratteristiche di guida, di tenuta di strada, di sicurezza delle ultime Subaru, e tutto questo è offerto ad un prezzo che parte da meno di 20.000 euro e arriva sugli allestimenti top a poco più di 24.000 euro. Davvero un'offerta che ha pochi rivali sul mercato, è una macchina che risulta perfetta per la famiglia, per la stagione invernale, per affrontare strade a bassa aderenza, per dedicarsi ai propri sport preferiti. Una macchina quindi che offre davvero tantissimo sotto tutti i punti di vista ad un prezzo veramente vantaggioso. Pochissime le concorrenti che sanno dare tanto. Oggi Mercedes offre una gamma di SUV quanto mai completa. Si tratta del coronamento di un'offensiva di prodotto senza precedenti che accomuna queste vetture comunemente chiamate SUV, ovvero Sport Utility Vehicle o veicoli utilitari per lo sport, molto differenti tra loro. In cosa si distinguono? Sono passati già 20 anni da quando Mercedes, dopo l'esperienza della classe G, che era il fuoristrada duro e puro, fatto a normative militari, in realtà introduce un concetto nuovo. Questo termine che oramai è diventato utilizzato da tutti, il termine SUV, che significa un veicolo fuoristrada che si guida come una macchina normale ma con grandi capacità di carico e flessibilità. Questa l'ML lanciata nel 97 ha fatto esplodere questo segmento, quindi con una crescita quasi inarrestabile che ha portato questo mercato a più che decuplicarsi, ed oggi è una realtà importante, quindi sono diventati SUV anche macchine che sono di dimensioni e di caratteristiche completamente diverse. Oggi anche i coupé sono diventati, si sono suvvizzati, per utilizzare un termine brutto ma che rende l'idea. Quindi questa macchina, la ML che vedete alle mie spalle, o meglio vedete il successore dell'ML, perché oggi la chiamiamo GLE, oggi ha tanti
a tante sorelle e tanti fratelli, perché partiamo dalla GLA, che è una piccola SUV crossover di dimensioni compatte di 4,5 metri, fino ad arrivare alla GLS. E qui oggi abbiamo anche la X-Class, il pick-up, che è entrato anch'esso, è stato ben accolto dalla famiglia dei SUV Mercedes. Addirittura a questo punto una macchina da lavoro come il pick-up si guida come un'automobile, quindi lo stesso concetto dei SUV è stato spostato anche in un concetto ancora più estremo, che è quello dei pick-up. Il 2017 per il team Renault di Formula 1 ha rappresentato un anno importante, perché ha segnato i 40 anni della Régie nel Circus Iridato. Comunque sia, quest'anno, per celebrare l'importante ricorrenza dei 40 anni della sua prima Formula 1, la casa francese ha organizzato diversi eventi e l'ultimo, in ordine cronologico, è stato un incredibile concorso che ha permesso a 10 normalissimi fan di provare in pista una Renault di Formula 1 da 800 cavalli. Il programma prevede un veloce corso con un briefing tecnico sulla macchina e su come guidarla in pista. Sono una pensionata e mi sono occupata di musica per 30 anni, ma non ho mai guidato un'auto da corsa. Infatti al massimo sono stata sui go-kart. Mio figlio Matthew non ha mai provato nulla di simile e volevo fargli provare qualcosa di davvero nuovo. È incredibile avere l'opportunità di guidare una Formula 1. Matthew aveva problemi di apprendimento da piccolo e ha avuto molte difficoltà a scuola. Nel periodo della scuola sono cresciuto non avendo molta fiducia in me stesso e non riesco a credere di essere qui, ad essere onesto. Ora salirà su una Formula 1 e nessuno potrà mai privarlo di questo ricordo, e poche persone hanno la possibilità di farlo nella loro vita. Se andate pesanti sull'acceleratore in seconda o terza, finirete in testa coda. Credo di avere molto da imparare. La prima cosa da fare è frenare finché la macchina non si ferma. Devi frenare qui e quando esci dalla curva... Se non fossi spaventata, ora sarebbe davvero strano. Troppe cose a cui pensare, ero calma stamattina, ma ora sono assolutamente pietrificata. Come allenamento mi hanno dato una Formula Renault 2000, e allora proviamo questo. Quando ho provato la F1 alla prima curva la macchina mi si è bloccata, e così mi hanno dato la possibilità di fare un giro ad alta velocità come passeggero. Matt è appena salito sulla F1 e ora sono molto nervosa, probabilmente più di quanto lo sia lui. Non ho parole, non so che dire. Quando ho visto all'ultimo giro la bandiera a scacchi mi sono messo a piangere. È una cosa che non si può spiegare. Ero davvero spaventata, ma è andata molto bene, mi è piaciuto molto. È stato fantastico, davvero fantastico. Io ho provato il brivido di guidare una monoposto su una pista da gran premio, una grande opportunità.
Non so davvero spiegare le mie sensazioni, mi sento così grato ed elettrizzato che non so bene cosa dire ora. Tutta la giornata dall'inizio alla fine è stata fantastica. Sì, una grande opportunità, incredibile. Ruota in pista torna domenica prossima. Nell'attesa per essere aggiornati in tempo reale, potete seguirci su www.ruotainpista.com e sui social network. Bosch, tecnologie per la vita.